Presidente, qual è la situazione sul quarto lotto della Teramo Mare? Il quarto lotto della Teramo Mare è tuttora in progettazione, è stato presentato il progetto e ci sono nate delle discussioni politiche, soprattutto nel comune di Reseto, che si è sentito estromesso da questa progettazione e soprattutto deturpato di quello che è il patrimonio agricolo ambientale del proprio territorio. Come si procederà quindi? Qual è l'unico vero interlocutore per questa situazione? Sono stato invitato dal Consiglio Comunale di Roseto e ho ricordato che la norma prevede che il commissario possa gestire in maniera quasi autonoma e deliberata i fondi a lui assegnati. L'unico interlocutore politico previsto dalla norma è il Presidente della Regione Abruzzo, che in quella sede di Consiglio Comunale ho suggerito di coinvolgere per tutte le discussioni, perché tutti gli altri interlocutori vengono estromessi in qualche modo dal processo decisionale e solo il Presidente della Regione può dare proprie considerazioni circa l'avanzamento della progettazione. Per quanto riguarda invece il ponte tra Bellante e Sant'Omero, venerdì ci sarà un'assemblea pubblica, loro si aspettavano un'alternativa per mettere in comunicazione i due paesi. Si aspettavano un'alternativa, la settimana dopo ho fatto personalmente un sopralluogo. L'alternativa è possibile, può essere fatta a Guado, poco dopo il ranch che sta oltre il ponte, verso valle, verso la costa. Ha un costo ingente, circa 500.000 euro, al che ho suggerito alla Regione Abruzzo di aiutarmi in questa spesa, perché rifare la spalla del ponte crollato ha un costo di circa 700.000 euro ed è normale che tra le due somme, quindi spendere 500.000 per una somma provvisoria o spendere 700 per una definitiva, preferirei spenderne 700 per una definitiva. Se avessimo avuto un contributo anche parziale da parte della Regione per quell'opera provvisoria, avremmo subito messo in atto un attraversamento a Guado. Restiamo in tema di polemiche sulla galleria dei Piancarani, sull'autovelox, tanti automobilisti inferociti. In un solo mese la provincia ha incassato 400.000 euro. Gli automobilisti possono essere inferociti se viene messo un autovelox che fa le multe al di sotto del limite della velocità. Su quella galleria il limite è 90, è un limite anche elevato se consideriamo che è una galleria a doppio senso di marcia su una strada extraurbana, secondaria, che sicuramente ha una altissima percorrenza, quindi 90 non ci sembra un limite assolutamente vessante da questo punto di vista. Se gli automobilisti percorrono quella strada ai limiti autostradali, naturalmente saranno sanzionati, ma sicuramente l'obiettivo dell'autovelox pubblicizzato, segnalato, non è quello di fare multe, ma quello di abbassare la velocità. Dove saranno inseriti altri autovelox? Al momento abbiamo pensato di inserirlo sulla strada killer, la SP8, una strada che ogni anno fa decine di morti, è una strada sulla quale stiamo investendo anche per migliorare la visibilità diurna e notturna e per eliminare le situazioni di rischio. Proprio in questi giorni stiamo riprogettando e finanziando una rotonda che sta al bivio di Poggio Morello.